appunto mi hanno telefonato e mi hanno detto: allora, noi vogliamo che il tuo prossimo figlio faccia a Torino, vieni a Torino, spese nostre, stai qui 4 giorni e ti facciamo scoprire che Torino non è quella che pensi. E sono venuto e ho scoperto una Torino che non mi immaginavo, e credo che ci sia un sacco di lavoro da fare ancora sull'immagine di Torino, perché io non sono riuscito a convincere i miei amici a venirmi a trovare. Cioè, ero qui in un meraviglioso appartamento, in un residence, con posti letto, cose eccetera, e dicevo ai miei amici: sono sul set a Torino, venite, passate un weekend qui, è bellissimo, usciamo la sera, facciamo, eccetera. I miei amici dicevano: no, per favore, Torino, chiamaci la prossima volta se fai un film a Miami. E in realtà, qui a Torino io ho trovato tutto nei 6 mesi in cui stavo. Ho trovato cinema, teatri, vita culturale, vita notturna, vita sportiva, cioè qualsiasi cosa facevo a Roma la facevo anche a Torino, con la differenza che qui ci mettevo un quarto d'ora e trovavo parcheggio, a Roma no. In cambio ci fa meno 14. Avevi anche tu i 7 passi come nel Piero per andare alla Zeta di Vento? 7 passi? Ci faranno 7 passi? Quante macchine? 7 macchine? Vabbè, decidesse quale mette il passo. Ha 7 macchine? Ma non si può muovere il passo, non se lo porta, mette il portafoglio. Ma lui per sfuggire ai fan ha dichiarato, ma anche per potersi sottrarre alla resta dei fan. Pure di sottratti, no? Ogni tanto la resta di campo. No, la resta no, però io vivo tranquillamente a Torino. Certo, mi fermano, ma sono contenta, senza passi. Anzi, non è molto quando voglio passare, assolutamente passi. No, comunque, diciamo, da romano, a Roma c'è un preconcetto su Torino, cioè è una città fredda e grigia. Cioè questa è l'immagine del romano classica di Torino. Fredda, mi sembra. Fredda abbastanza. E quando viene qua si ricrede completamente, quindi c'è proprio un lavoro di immagine che bisogna fare attraverso i film, per questione film ho dichiarato che era Torino anche in qualche modo, perché era un po' come ricompensare la città che mi aveva ospitato per 6 mesi. Insomma, la prima inquadratura dei maschi contro femmine c'è un elicottero che passa accanto alla mole e peraltro di livello quasi la prende, insomma, durante le riprese sarebbe stato un lancio di film meraviglioso, insomma. Regista si schianta sulla moda, perché gli avevo detto: vai più vicino, vai più vicino. Ero io, e la colpa era mia, vai, facciamo una cosa figa, vai più vicino.